Ciao, ciao a tutti, questa è The Camerette, io sono Federico Sardo e con noi oggi c'è Valerio Mattioli per parlare di Ennio Morricone, ovviamente che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più grandi geni della musica italiana, scomparso di recente, e con Valerio è l'occasione di ripercorrere un po' la sua carriera, anche magari al di là di quello che possono essere i coccodrilli più banali, perché comunque Morricone è un artista che ha realizzato una quantità di opere molto, molto vasta, sterminata quasi, toccando vari periodi, varie sfaccettature, varie cose, avendo un'influenza sulla musica sia italiana che straniera, anche più ampia di quello che si crede, anche magari in contesti underground americani, eccetera. E quindi volevamo parlare con Valerio un po' di questi aspetti e di questo Morricone anche magari meno conosciuto, oltre anche a quello straconosciuto, ma che comunque ha indubbiamente la sua importanza. E Valerio, ovviamente, giornalista, scrittore, gestisce Not, la casa editrice di Nero Magazine. E se l'ultimo anno ha pubblicato Remoria per Minimum Fax, che parla di Roma e della Roma oscura e occulta, qualche anno prima invece ha pubblicato per Baldini e Castoldi un libro che si intitola Superonda, di cui possiamo dire che Ennio Morricone è proprio a tutti gli effetti uno dei protagonisti, no? Addirittura il libro nella sua introduzione si apre con un incontro con Morricone, avvenuto peraltro a casa sua, che quindi mi sembra anche carino cominciare raccontandolo, visto che io, per esempio, a casa di Morricone non ci sono mai stato e un po' questa esperienza la invidio. Ah, ciao Federico, innanzitutto. Sì, tuttora in realtà sulla mia rubrica telefonica compare questo numero strano, Ennio Morricone, e vabbè, mi fa un certo effetto quando la scorro trovare insomma, questo nome così in mezzo a personaggi tipo Tony Franz, ovviamente Burro Cacao. Che vabbè, non so spiegare chi sono, e vabbè, sì, quell'incontro che dici te risale ormai a diversi anni fa. L'occasione era un articolo, un'intervista per XL, che era il mensile di Repubblica dedicato a musica, spettacolo, lifestyle, insomma, lo vogliamo chiamare, che non esiste più, del quale io ero collaboratore. E niente, ci accordammo per questa intervista e Morricone chiese di svolgere l'intervista a casa sua, quindi io mi recai così umilmente in questo bellissimo appartamento all'ultimo piano di un palazzo dinanzi al Campidoglio, proprio qui a Roma. C'è anche un che di simbolico, perché insomma il Campidoglio è il luogo, no? Il colle di Roma, dove l'identità della città più si concretizza, e di fronte c'avevi lui, insomma. E, beh, è stato un incontro strano, ovviamente, insomma, tolta quell'occasione, neanche io ci sono mai più tornato a casa sua. È stato un incontro bello, una persona molto piacevole, disponibile, è durato molto anche l'incontro, sono stato lì ad ascoltarlo in religioso silenzio, più o meno, ovviamente qualche domanda gliel'ho fatta, a un certo punto mi ha mostrato i suoi spartiti. L'occasione era, meglio l'occasione, diciamo, il cuore dell'intervista riguardava proprio i suoi materiali, diciamo, meno conosciuti. Mi ero portato con me una copia di Crime and Dissonance, che era questa raccolta che uscì per l'etichetta di Mike Patton. La raccolta in realtà era stata curata, le tracce che compaiono la raccolta erano state selezionate da Alan Bishop, questo grandissimo personaggio, già nei Sun City Girls, fondatore della Sublime Frequencies, insomma, proprio anche un mio eroe personale, un riferimento, quantomeno più che un eroe personale. E figura cardine dell'underground americano. In questa raccolta Bishop cercò di dare un ritratto di Morricone, appunto, è una raccolta che, se non sbaglio, uscì nei primissimi anni 2000, adesso non ricordo bene la data, però Morricone continuava a essere per lo più identificato con il suo lavoro per le colonne sonore western, invece lì Bishop fece una scelta diversa,
le tracce selezionate venivano per lo più dal Morricone, che aveva collaborato con i registi del giallo all'italiano, il giallo quello post Dario Argento, per capirci, quindi niente Maigret o, non so, o Agatha Christie, ma squartamenti, ammazzamenti e Eros malato. E in quelle colonne sonore Morricone esplicitamente ritornava a quello che era, a quelle che di fatto erano poi le sue origini, cioè il mondo dell'avanguardia, della musica sperimentale, ed erano colonne sonore estremamente inquietanti, tese, molto avanti per l'epoca. E quindi con Morricone parliamo per lo più di questo, di quel periodo là, diciamo, del suo lavoro in quanto compositore per il cinema. E lui era veramente molto, molto fiero, molto orgoglioso di quei lavori lì. Mi viene da dire che era proprio felice di poterne parlare, e per quella sua fase lui veramente provava grande, grande orgoglio, e in qualche modo si piccava, si dispiaceva che non venissero riconosciuti quei materiali come un suo contributo tanto importante quanto il Morricone che lavora per Sergio Leone. E niente, insomma, come dici tu poi nel libro che ho scritto qualche tempo dopo, Superonda, Morricone è senz'altro uno dei personaggi principali, compare in diversi capitoli un po' per tutto il libro, ma anche perché poi la sua vicenda è una vicenda strana, è una vicenda che in realtà interseca diversi momenti e movimenti della storia della musica italiana del dopoguerra, non solo in ambito cinematografaro, ma anche in ambito pop, nel mondo, in ambito dell'avanguardia, della musica colta, dell'incrocio tra musica colta e musica pop, nuovo rock e così via. Insomma, personaggio sfaccettato, dico una banalità, però probabilmente veramente è stato la personalità più importante, più decisiva della musica italiana del secondo Novecento, quantomeno. Certo, lui, partendo dall'inizio, viene da una famiglia di estrazione non particolarmente ricca, no? Cioè lui ha sempre avuto anche molto, mi pare, questa cosa del dover lavorare, no? Cioè lui comunque doveva fare tanto, doveva produrre tanto, e si sentiva un po' anche, appunto, un operaio della musica quasi a un certo punto, no? Io mi ricordo che ci sono degli anni in cui ha lavorato a decine di colonne sonore, e quando gli dicevano che erano tantissime, c'è questo aneddoto che ho letto divertente in cui lui diceva: no, beh, per me uno che lavorava tanto è Brahms, che doveva comporre per ogni domenica una cantata per la messa, ogni domenica una diversa. Io alla fine non dovevo fare una cosa un lavoro diverso a settimana, quindi boh, sì, è il lavoro del compositore. Sì, lui appunto, venendo da una famiglia, diciamo, di estrazione popolare, della Roma trasteverina, come dire, dell'anteguerra, ha sempre avuto, diciamo, presente un discorso chiave, che è il discorso di guadagnarsi la pagnotta, insomma, di portare a casa il soldo a fine mese e garantire la... Lui era figlio d'arte, in qualche modo, nel senso che anche che il padre si esibiva nei locali di Trastevere suonando la tromba, e a un certo punto Morricone, quando il padre non poteva, cominciò a sostituirlo proprio in queste serate, là nelle balere o nei locali, insomma, di Trastevere, che era all'epoca un rione molto molto popolare, tra l'altro il rione da cui proveniva anche Sergio Leone, erano addirittura compagni di classe. C'è una famosa foto di loro due insieme con in mezzo un tizio, in una foto di classe. Io mi chiedo sempre chi sia questo tizio, che fine abbia fatto, che è ovunque nelle foto, tra in mezzo a Sergio Leone e Ennio Morricone. Cioè, impegnativo essere in quella posizione lì, no? A 6 anni, tra l'altro. Sì, e poi loro si persero di vista, si rincontravano solo quando poi vennero chiamati, cioè Morricone venne chiamato a musicare appunto per un pugno di dollari di Sergio Leone. Però appunto, diciamo, per tornare a quello che dicevi prima,
Sì, Morricone è sempre stato abituato a portare il soldo a casa perché in qualche modo si deve pur sopravvivere, però questo non toglie che poi, diciamo, abbia intrapreso un percorso anche degli studi, si iscrive al conservatorio, a Santa Cecilia, e si interessa a quelli che sono... Sia in tromba che in composizione, no? Che era comunque una coppiata originale. Un po' strana, sì. Perché sai, il trombettista e il compositore venivano considerate due figure, come dire, non proprio congrue, cioè o studi uno o studi l'altro, quantomeno se studi uno strumento non studi la tromba. Però è in quell'ambiente che poi entra in contatto con tutta una serie di personalità, prima tra tutte Goffredo Petrassi, che è stata una figura chiave del, diciamo, nel portare in Italia, o più che altro a Roma, quelli che erano i linguaggi dell'avanguardia del periodo. Roma era una città, diciamo, abbastanza periferica nel panorama musicale italiano del dopoguerra. Il vero centro, il centro dove venivano sviluppati i linguaggi più alti, più compiuti, dove la partecipazione italiana al grande dibattito musicale colto del dopoguerra, la città in cui questo avveniva era senz'altro Milano, era la Milano di Luciano Berio, di Materna, dello stesso Luigi Nono, che da Venezia faceva su e giù, e mentre Roma era una città in cui non c'erano gli spazi, non c'erano neanche le istituzioni che poi invece a Milano avrebbero poi portato allo studio di fonologia della RAI, per capirci. Quindi i modernisti, gli avanguardisti romani erano un po' delle creature un po' strane, non erano così automaticamente accolti nel grande dibattito dell'epoca allo stesso modo in cui poteva avvenire nel nord Italia. In più a Roma si agitava questa figura ancora più strana, che era Giacinto Scelsi, che era un compositore molto eccentrico, senz'altro d'avanguardia, senz'altro moderno, ma completamente al di fuori di quelli che erano i dogmi, diciamo, della musica colta del dopoguerra, che era una musica, insomma, post-duecafonica, il serialismo integrale, i corsi estivi a Darmstadt in Germania, insomma, tutto quell'ambiente là. Morricone in qualche modo si barcamena tra tutte queste figure, questi personaggi, ma ben tenendo, interessandosi appunto agli sviluppi anche più più eccentrici, più visionari della cultura musicale d'avanguardia del periodo, ma in qualche modo sempre tenendo a mente che comunque alla fine i soldi a fine mese doveva portarli, e specie quando poi si ritrova a mettere su famiglia, ad avere un figlio e così via, quindi comincia a trovare una serie di lavori nel settore che sono sostanzialmente lavori da tecnico, da artigiano, da arrangiatore, per esempio. Lavora, trova un posto alla RCA, la RCA italiana, anche qui, che è un altro, come dire, caso molto peculiare del panorama del periodo. Di nuovo, il centro dell'industria musicale italiana è sempre stato Milano, e lì si concentravano, come dire, i grandi attori, insomma, dell'industria discografica del periodo, anche se era un'industria molto piccola. L'RCA italiana era un caso stranissimo, è andata verso, non stiamo neanche a spiegare come e per quali vie si ritrovò questo piccolo colosso ad avere i suoi studi e i suoi uffici all'estrema periferia, tra l'altro, di Roma, su via Tiburtina, e là comincia a lavorare come arrangiatore, in qualche modo confidando che era semplicemente un lavoro, come dire, di manovalanza che gli serviva a portare a casa lo stipendio. E lui però nei suoi arrangiamenti, anche di quelle che si chiamavano le canzonette, inserisce degli elementi anche ispirati ai discorsi dell'avanguardia, no? Lui nel frattempo appunto aveva frequentato Darmstadt, la scuola tedesca, aveva conosciuto John Cage, e se non ricordo male, appunto, vabbè, è celeberrimo il suo arrangiamento molto originale, molto peculiare di Se Telefonando, un grande capolavoro con quelle sirene, eccetera, e poi fa anche cose strane tipo il barattolo di Gianni Meccia, in cui registra un barattolo, no? Sì, appunto, lui comincia a fare questi lavori di arrangiamento, a volte anche composizione, Se Telefonando, nel caso specifico, autore proprio della musica, della melodia, del brano, però
Nonostante sia semplice lavoro di manovalanza, nonostante tu per primo lo consideri nient'altro che insomma un'occasione per portare a casa lo stipendio a fine mese, ci infila di soppiatto quelli che sono i suoi interessi. E, nel caso specifico, lui appunto era rimasto molto colpito da John Cage e dall'arrivo di John Cage a Darmstadt, un passaggio che in qualche modo ha cambiato proprio le sorti anche del panorama colto europeo del periodo. Lui e insieme ad altri suoi sodali, sempre di quel circolo là, insomma, romano, Franco Evangelisti su tutti, cominciano a interessarsi, all'utilizzo di fonti sonore desuete o fonti sonore inaspettate. Il barattolo, nel caso specifico, lui cosa fa? Ci mette dentro il suono di un barattolo. Questa è una trovata apparentemente minima, ma che nel caso di Morricone trae origine da quel tipo di interesse lì. Se telefonando, poi è un altro caso eclatante, direi, perché è proprio un caso classico di quello che è uno di una specie di modus operandi che ha sempre avuto Morricone. Morricone ha sempre avuto una mente in qualche modo matematica, no? nel comporre le sue opere. Gli interessavano le figure dei ragionamenti, come dire, astratti, che erano dietro alla composizione, che quindi l'ascoltatore non percepisce, come dire, in superficie, ma che in realtà reggono il lavoro dal di dentro. Nel caso di Stai telefonando, lui interessava creare un motivo su tre note soltanto, che circolarmente si alternano, rimbalzano una sull'altra e creano quella melodia appunto immortale che è la Se telefonando di Mina. Uno ascolta Se telefonando, pensa semplicemente che è una canzone pop meravigliosa, probabilmente per quanto riguarda la più bella canzone pop italiana, quantomeno di quel periodo lì, e magari non si rende conto, come è giusto che sia, del ragionamento che c'è dietro quella composizione, un ragionamento. E tra l'altro a Morricone lui amava sempre in qualche modo sminuire queste sue trovate. Lui ha raccontato mille aneddoti sull'origine di Se telefonando: era appunto il suono delle sirene di Marsiglia, oppure l'aveva inventata, gli era venuta in mente mentre era in fila alle poste perché doveva pagare la bolletta del gas. No, questo è un altro classico, come dire, altro esempio di quale fosse l'atteggiamento di Morricone. Guarda, io non è che ho fatto niente, stavo là a fare la fila, dovevo pagare la bolletta, perché c'è sempre bollette da pagare, esatto. E là, mentre ero là, mi è venuto in mente Se telefonando. Però effettivamente dietro c'è un lavoro di composizione molto sofisticato. E appunto, poi, questo è il periodo anche in cui, cioè appunto, lui entra in contatto con tanti altri nomi, più o meno dell'avanguardia, eccetera. Ho visto molti condividere anche, appunto nei giorni in cui è scomparso Morricone, il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, che io però ho sempre un po' legato soprattutto a Franco Evangelisti. Quanto era invece effettivamente il contributo morriconiano a quei lavori? No, il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, o GINC, per dirla semplice, era senz'altro una creatura in primo luogo di Franco Evangelisti. Poi ci sono stati con lui una serie di collaboratori: Morricone, Gisto Macchi, Bertoncini, insomma tanti. Si sono anche, come dire, succeduti poi collaboratori nel corso degli anni, che hanno reso quell'esperienza come dire, fondamentale della musica d'avanguardia, non solo italiana, degli anni in particolare 60 e 70. L'impianto teorico e, come dire, la missione alla base del GINC era senz'altro di Franco Evangelisti, che era un po' l'ideologo del gruppo. Morricone aveva sempre parole, come dire, anche quando andai a intervistarlo gli chiesi molto di Evangelisti, e Morricone aveva sempre un ritratto molto affettuoso di Evangelisti, ma anche sottolineando nel carattere aspro e da missionario, insomma, che Evangelisti aveva. Evangelisti era un compositore che pensava di portare alle estreme conseguenze quella che era stato appunto l'irruzione di Cage, di John Cage, nel rigido, nel serioso panorama europeo del dopoguerra, della musica d'avanguardia del dopoguerra. Era un compositore stanco del serialismo integrale, stanco dei cliché della dodecafonia, stanco
degli ambienti paludati, degli ambienti ossequiosi dell'avanguardia del periodo, e Evangelisti prende una strada diversa, che è quella dell'improvvisazione, che è essa stessa composizione, una specie di composizione indiretta, no? Improvvisando si compone e fonda il Jinc, che è di fatto il primo gruppo di compositori improvvisatori esecutori dell'epoca. Poi ce ne, quasi in contemporanea, nascono altri in giro per il mondo, più noto possono essere gli in Inghilterra, ma ce ne sono poi vari altri. Il Jinc senz'altro è tra i primissimi, questo è ampiamente riconosciuto. Però è vero che se Evangelisti è l'ideologo, è il teorico di quell'esperienza lì, Morricone vi partecipa a pieno titolo e con convinzione. Di nuovo, Morricone, quando ci parla io, si mostrò veramente molto molto orgoglioso del lavoro fatto con il Jinc. E per esempio le già citate colonne sonore per il cinema giallo, per Dario Argento, per tutte quelle musiche contenute in un'antologia come Crime and Dissonance, sono in tutto e per tutto figlie dell'esperienza del Jinc. Poi il Jinc, tra l'altro, a sua volta ha avuto varie fasi e da un certo punto in poi è veramente molto difficile non ipotizzare che lo stesso Evangelisti in qualche modo non sia stato influenzato dal lavoro che il suo amico Ennio stava facendo nel mondo delle cosiddette musiche applicate, perché da un certo punto in poi, cioè, il Jinc adotta una specie di svolta quasi para-rock, che è dichiaratamente figlia o imparentata quantomeno con le soluzioni che Morricone stava sperimentando nel campo delle colonne sonore per il cinema. Quindi senz'altro Evangelisti è la figura, come dire, che tiene assieme tutto. Il contributo di Morricone è altrettanto importante e dirimente, poi ci sono anche gli altri, insomma, un altro personaggio che andrebbe citato è Gisto Macchi. Era una bella comunità, diciamo. Insomma, a un certo punto si trova anche a suonare, a esibirsi per i locali per capelloni degli anni 60, no? Come il Beat 70. Quando fanno il disco a nome Group, quel Feedback, in cui Morricone suona la tromba non accreditato, e che è un po' un... avrebbe potuto essere una possibile momento di svolta del rock italiano, che poi non c'è stato, no? Sì, allora, quel disco là, in particolar modo The Feedback, era proprio il tentativo di Franco Evangelisti di in qualche modo unire quelle che erano, diciamo, le intuizioni che aveva avuto con il Jinc, o sull'improvvisazione libera, tra l'altro una musica improvvisata che testardamente, anche un po' ottusamente per quanto mi riguarda, si rifiutava, almeno a parole, di vedere quanto in quegli anni stava succedendo in quella che è la musica improvvisata per eccellenza, che è il jazz. E in questo si intravede un po' di tipica supponenza del compositore bianco europeo, che era la stessa supponenza che girava a Darmstadt dopo tutto. Però delle assonanze ci sono. Nel frattempo, appunto, poi Morricone aveva fatto i suoi lavori, le sue colonne sonore per Leone, per i western e così via. Quando Evangelisti nel 70 decide di tentare questo esperimento, cioè di trasformare il Jinc, il gruppo di improvvisazione nuova consonanza, in una specie di ensemble rock ultra d'avanguardia, lo fa tra l'altro. Di nuovo, è un caso in cui è molto difficile non ipotizzare che sia stato influenzato dal Morricone delle colonne sonore. Pubblica un disco che è una bomba, è un capolavoro, insomma, in sé per sé, ma ancora di più se pensiamo all'anno in cui è stato fatto. Un disco che, se lo ascolti, ti sembra veramente anticipi quantomeno di un paio di anni buone cose come il Miles Davis Beyond the Corner, oppure i Cannes, tutto quel tipo di appunto di musica improvvisata, psichedelica, fortemente ritmica e funkeggiante, ma un funk astratto, un funk quasi non carnale, un funk solo piombo. Però c'è il piccolo particolare che a firmare questo disco non sono cinque capelloni drogati, ma cinque compositori di mezza età un po' stempiati, che sì, nel frattempo gli era pure capitato di esibirsi nei locali della Roma Underground degli anni 60, in particolar modo il Beat 72, che è stato, diciamo, negli anni 60, è stato uno dei cuori, dei centri in cui
questi percorsi si incrociavano, quindi da una parte potevi avere i gruppi dell'avanguardia colta improvvisata, figli di evangelisti e scelsi, dall'altra avevi i gruppi del nascente free jazz italiano, poi avevi il teatro sperimentale, avevi gli sballati capelloni, avevi Oreste Scalzone, i poeti beat, però di fatto quel disco là, The Feedback, rimane lettera morta, anche se le intuizioni, il suono che trovi dentro The Feedback è poi il suono che Morricone porta, continua a sviluppare in particolar modo nelle sue colonne sonore dei primi anni 70, quelle appunto del periodo giallo, cosiddetto. E tra l'altro quella formazione lì registra anche un seguito, no? Che è Niente, che poi però sparisce dalla circolazione per decenni e che è stato ristampato solo pochi anni dopo, che è un po' un seguito ideale di The Feedback, che magari appunto possiamo consigliare ai nostri spettatori. Sì, registra anche un disco che si chiama Eroina, esatto. Che è un altro caso interessante, perché era un classico caso di un disco, un classico esempio di library music, di musica per sonorizzazioni. Quindi in teoria erano musiche che dovevano servire, metti, ai programmisti Rai, qualora avevano bisogno di, non so, fare un servizio al telegiornale o un documentario, boh, su giovani e la droga, allora prendevano le sonorizzazioni appropriata. Come si, che ci abbiamo da mettere in un servizio sui giovani che si drogano? Ah, toh, un disco che parla di droga, Eroina. Quindi tutti i singoli brani sono intitolati a qualche droga, il titolo stesso, diciamo, è abbastanza esplicito, ma di fatto è la stessa musica che trovi in The Feedback, anche se, come dire, un po' miniaturizzata, un po' più Niente, il disco che citi tu, è un altro, diciamo, è molto simile come impostazione, una versione un po' compressa in miniatura delle lunghe suite che ci sono su The Feedback. Certo. E il Jink l'abbiamo coperto, anche se poi ci ritorniamo per forza nel momento in cui parliamo del giallo, perché comunque il Jink è anche la band, diciamo, di cui Morricone si serve per almeno un paio di colonne sonore cruciali del mondo giallo. Ma ci torniamo dopo, perché prima di arrivare al giallo c'è il... facciamo un passo indietro verso quello che è il momento, diciamo, storico, cruciale nella vita e nella carriera di Morricone, quello che per sempre lo consegna alla storia, cioè quello in cui questo arrangiatore della RCA passa alle musiche applicate, cioè alle colonne sonore, e comincia a collaborare con Sergio Leone per quella che poi diventerà nota in tutto il mondo come la trilogia del dollaro, e fondamentalmente realizzando quello che è forse la musica realizzata in Italia nel Novecento più nota nel mondo, no? Sì, anche qui Morricone innanzitutto aveva pensato di in qualche modo sfangarsela alla RCA, cioè pensava appunto: io sono un compositore, il mio interesse è la musica seria, la musica colta, la musica d'avanguardia, nel frattempo per guadagnarmi la pagnotta faccio queste robette qua, tanto nessuno se ne accorge. Purtroppo non andò così, purtroppo per fortuna, insomma. E quindi le sue trovate cominciarono a fare un certo, a ricevere una certa attenzione. Una di queste, la versione italiana di Pastures of Plenty, tutta una storia complicata, un pezzo folk che Morricone riarrangia, in qualche modo diventa la base per un pugno di dollari, che è il primo film appunto della trilogia del dollaro di Sergio Leone. Sergio Leone appunto voleva tutt'altro per accompagnare dal punto di vista sonoro il suo film, ma alla fine si convince, insomma, a collaborare con questo che appunto oltretutto era un suo compagno, un vecchio compagno di scuola, e da lì appunto il resto è storia. Morricone ha sempre considerato le prime due collaborazioni con Leone in qualche modo dei preparativi. Non era molto orgoglioso del lavoro per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Le cose cambiano con il buono, il brutto e il cattivo. E là effettivamente, diciamo, hai uno dei pezzi topici del Novecento tutto, insomma, quantomeno del secondo Novecento. È una musica che si è sentita talmente tante volte, così abusata, così nota, così...
rimasticata, che uno dice vabbè, ormai ci siamo abituati, ma io personalmente ogni volta che lo ascolto continuo veramente a percepirne tutta la potenza e la genialità anche appunto delle semplici trovate. Tra l'altro si dice spesso, insomma, che Leone, dice, cioè, come dire, il luogo comune che Leone e la nascita dello spaghetti western in qualche modo ribaltano i canoni del western classico americano, che è il genere americano per eccellenza, ne invertono i connotati, trasformano l'America da sogno del western classico hollywoodiano in un'America sporca, degradata, polverosa, ma dal punto di vista prettamente musicale il Morricone di quei lavori lì conia effettivamente una lingua molto peculiare, molto identificabile e realmente nuova per l'epoca. È in qualche modo il buono, il brutto e il cattivo, specie il tema principale del buono, il brutto e il cattivo, il, diciamo, primo, forzando un po' la mano, potremmo considerarlo il primo vero pezzo rock italiano degno di questo nome, anche perché Morricone comincia a sperimentare con la chitarra elettrica, comincia, diciamo, a introiettare nel suo suono dei ritmi che gli venivano appunto dal suo lavoro da arrangiatore nel campo della musica pop, quindi in qualche modo Gioco Forza era stato esposto a quelle che erano le nuove musiche giovani provenienti dagli Stati Uniti, però utilizza tutti questi elementi in una maniera inedita, francamente inedita, una maniera che al tempo stesso eroica, molto epica, ma scabra, ma dura e come dire, ruvida. È una musica visionaria e lancinante al tempo stesso. È una musica che poi ritroveremo, come dire, quasi pari pari in tanti dischi dell'acid rock californiano, quindi della musica psichedelica per eccellenza della seconda metà degli anni 60. Quindi è anche curiosa l'assonanza tra quel Morricone lì e quelli che poi sono i linguaggi considerati per convenzione i primi esperimenti di espansione del linguaggio rock anche in terra d'America, come se Morricone nel 66 già avesse, insomma, anticipato le grandi suite dell'acid rock californiano, che poi effettivamente almeno in un paio di casi gli farà proprio esplicito omaggio proprio in quegli anni. Certo. E niente, sì, per quanto abusate siano quelle musiche, restano veramente dei patrimoni da cui è difficile prescindere. Lui, possiamo dire che in qualche modo parte da quella che è la tradizione della musica western, nel senso che comunque c'era già una tradizione di cinema western e delle sue colonne sonore, quindi una certa epica, ma essendo appunto arrangiatore va a rifare, a riusare quest'epica con delle sonorità diverse, delle sonorità più scarne, più rock, eccetera, eccetera, no? Questo è un po' il lavoro che fa all'inizio Morricone, partendo dall'epica western, la riarrangia in maniera più scabra, più violenta, eccetera, eccetera, forse. Io non so quanto in realtà Morricone fosse interessato a quelli che erano i topoi classici della colonna sonora western, una colonna sonora che è uno stile musicale molto, a sua volta, molto connotato, anche quello, diciamo, di origini nobili, anche quello viene, che ne so, dall'Aaron Copland di Appalachian Spring, insomma, da tutta una serie di grandi momenti della tradizione classica americana del Novecento. Però non so realmente quanto Morricone tenesse presente con modello. Ok. Penso sia proprio, diciamo, in qualche modo una delle, come dire, delle regole, in qualche modo, del mondo della musica applicata, delle regole non scritte, è che, perlomeno in quegli anni, in cui effettivamente la produzione cinematografica italiana era molto, molto ampia, proprio in termini di dimensioni, si facevano tanti film, tantissimi film là, e ciascun film aveva bisogno ovviamente di una musica, di un tema di accompagnamento, quindi c'era tanto lavoro per tutti. Tanto lavoro per tutti significa anche che in qualche modo c'era anche poco controllo, e quindi i compositori più scaltri, più svegli, più curiosi potevano cogliere l'occasione per buttare in mezzo a questi lavori per le pellicole, spesso erano pure pellicole di serie B, o quantomeno considerate tali, e quindi avevano poche ambizioni dal punto di vista autoriale o di immagine,
Allora magari c'era il pretesto, riuscivano a cogliere il pretesto per metterci dentro quelli che erano degli interessi personali. Lo stesso discorso che poi sarebbe valso per la musica per sonorizzazioni per la TV, qualche anno, più o meno negli stessi anni o qualche anno dopo. Morricone è stato abbastanza esplicito su questo, ancor di più appunto per quanto riguarda le colonne sonore del periodo giallo che abbiamo già citato più volte. Cioè lui un po' qualche volta dice, vabbè, senti, già che ci sono, mi pagano, mi fanno fare sta colonna sonora, ci butto dentro le cose che mi interessano a me. Quindi sì, fai la colonna sonora di un film western, il western è l'America, l'America in quegli anni che è le chitarre elettriche, allora lui, che ne so, mette insieme queste, però rimane alla base appunto quell'atteggiamento sempre molto stilizzato, sempre molto concettuale, cioè la chitarra elettrica è, non è il suono di una banda di motociclisti arrabbiati nel fiore degli anni che seminano il panico nelle metropoli americane. La chitarra elettrica è un suono in primo luogo, e quel suono va esplorato anche nelle sue caratteristiche meno appariscenti. È per quello che la chitarra elettrica del buono, il brutto e il cattivo, tra l'altro sono da Bruno Battisti D'Amaro, che aveva tutto un giro di collaboratori che di fatto sono stati la band di Morricone per molti anni. Quella chitarra lì è una chitarra elettrica come non si è mai sentita prima, nonostante ci siano dei riferimenti, se vogliamo, alla musica, al surf rock di pochi anni prima, oppure a Link Wray, a Duane Eddy, quei musicisti, quei chitarristi che all'alba della stagione rock and roll in qualche modo esplorarono una versione più dura del primigenio rock and roll. È una chitarra che sì, volendo, si rimanda a quello, ma è una versione, come dire, astratta, stilizzata, asciutta. E al di là, poi, in più, Morricone aveva, come dire, una facilità melodica molto molto pronunciata, era veramente capace di tirare fuori melodie così, all'impronta, che subito ti si piantavano in testa. Unisci le due cose, hai insomma un momento proprio, come dire, di svolta proprio nel modo in cui puoi immaginare non tanto la musica per il cinema, ma, come dire, le potenzialità che si nascondono unendo tra loro elementi tra loro non congruenti. Recentemente, subito dopo la morte di Morricone, è uscito un articolo di John Zorn, credo proprio sul New York Times, che in qualche modo riflette anche su questo. Non è stato Morricone semplicemente un compositore per il cinema, è stato un compositore, però, ma anche un grande musicista, insomma, per quanto mi riguarda, proprio per il modo in cui riusciva a lavorare sui singoli strumenti e a metterli insieme. Ricordiamo, tra l'altro, che John Zorn ha anche realizzato un album che è The Big Gun Down, in cui reinterpreta tutte musiche di Morricone alla John Zorn. Anche questo, magari, se qualcuno dei nostri spettatori volesse recuperarlo, è un disco che merita. E poi il passaggio successivo è abbastanza, appunto, magari meno noto, anche perché si tratta di un cinema considerato un po' di serie B, ma si crea appunto il passaggio verso il giallo a partire da una seconda trilogia, dopo la trilogia del dollaro, che è la trilogia degli animali di Dario Argento, no? Lui comincia dal film di esordio di Dario Argento, che è L'uccello dalle piume di cristallo, che sarà poi il primo della trilogia degli animali, che tra l'altro darà a sua volta inizio a tutta una serie di film ad essa ispirati, tentativi di battere il ferro finché è caldo, mille altri registi che faranno film di quel tipo, sempre più truculenti, sempre più anche artisticamente meno validi, ma a cui spesso Morricone contribuirà con le sue colonne sonore, dove cercherà sempre appunto di sposare la melodia che si attacca in testa, ma mettendoci sotto le sue sperimentazioni, le sue cose, fino a quando a un certo punto non tirerà anche troppo la corda e gli verrà detto: zio, calmati, perché così non va bene, no? Però appunto, facendo un passo indietro, volevo appunto passiamo al discorso giallo, che comincia con Dario Argento, no? Sì, tra l'altro è curioso perché, come dire, nella storia proprio dell'industria cinematografica italiana, il giallo arriva nel momento in cui lo spaghetti western comincia un attimo a
a mostrare, come dire, i suoi limiti, cioè mostrare un po' la corda, ci si è un po' stancati di tutti questi, questi western all'italiana, si è saturato il mercato, sono troppi titoli, c'è bisogno di qualcosa di nuovo, e quel qualcosa di nuovo diventa appunto il giallo all'italiana, che è, come dicevo prima, quando diciamo giallo non dobbiamo pensare appunto ad Agatha Christie, ma al thrilling, veniva detto una volta, no? Quindi un miscuglio di elementi, sì, gialli, thriller, anche con soventi, spesso si va a finire nel sovrannaturale, insomma, sono anche poi prodromi quello che sarà l'horror all'italiana degli anni 70. Ed è, diciamo, dal punto di vista cinematografico, un, come dire, un genere che, per quanto riguarda, Giallo, secondo me, per parlare di quei film, è un'espressione che noi mutuiamo dagli inglesi, dagli americani, perché per la tradizione italiana il giallo, appunto, sono i gialli Mondadori, Agatha Christie, quella roba lì, mentre chiamare giallo quei film italiani degli anni 70 tra thriller e horror, eccetera, è una cosa che noi mutuiamo dall'America, direi. Sì, come dicevo prima, appunto, il termine più impiegato è perché era thrilling, che non vuol dire niente come genere, poi appunto sì, è rimasto, diciamo, il giallo all'italiana, dalla storicizzazione del fenomeno, che è venuta anche e soprattutto da fuori. E sì, dicevo, per me sono tantissimi film che meritano di quella stagione dal punto di vista prettamente cinematografico, forse ancor più che nel caso degli western, perché poi sono film molto molto psichedelici, molto conturbanti, e che dopo tutto riflettono quello che era il clima italiano dell'epoca, quindi da una parte questo misto di visionarietà tipicamente post anni 60, quindi c'è, cioè, la controcultura, l'eros esibito, fin troppo esibito, le droghe, gli effetti visivi disturbanti, palesemente ispirati alle esperienze sottovalute, cioè, e da una parte invece il clima pesante dell'Italia del dopo Piazza Fontana, dell'Italia degli anni di piombo e tutto il resto. Quindi unisci, se vogliamo, da un punto di vista sociologico, un cinema molto molto istruttivo sulla strana atmosfera dell'Italia di quel periodo. Morricone, che aveva già battezzato lo spaghetti western, finisce per battezzare pure il giallo all'italiana con i primi tre film di Dario Argento, che per convenzione sono considerati quelli che in qualche modo inaugurano il genere, e lo fa appunto lì veramente a mano libera per esplorare quelle che erano state le intuizioni con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, con la commissione tra musica d'avanguardia, musica colta e dei ritmi più pesanti che pescano dal jazz, che pescano dal funk. Le chitarre elettriche sono ancora più velenose, ancora più dure, sono martoriate da effetti di tutti i tipi, dal wah wah, soprattutto, classico suono del giallo all'italiana morriconiano, e questa chitarra fa wah, acidissima, sopra una figura ritmica totalmente free, un po' gezzata, e archi che piombano, dissonanti, rumori, rumorini. C'è veramente la summa del pensiero morriconiano in quelle musiche lì, e infatti, come dicevo, lui per primo, anche in tarda età, si dichiarava estremamente orgoglioso dei risultati raggiunti. A me, quando poi mi chiamò al pianoforte per farmi vedere dove collezionava alcuni spartiti, gli spartiti mi fece vedere, io non capì nulla, tra l'altro, erano esattamente, c'era Verushka, Poesia di una donna, insomma, quei film lì, e lì provò a spiegarmi qual era il senso di quelle partiture. Non erano partiture fatte a caso, ma erano partiture che da una parte si richiamavano all'alea, appunto al John Cage della musica aleatoria, dall'altra infilavano ritmi che appunto prese dal mondo del jazz, insomma, quello che abbiamo detto finora. Poi, secondo la versione morriconiana, intorno al 76 gli fanno capire che se continua così non lavorerà più. Io fatico un po' a crederci, nel senso che
Morricone comunque in quel periodo è già il principale compositore di musiche per il cinema, anche se effettivamente ha lavorato per lo più, anche se non solo, nel cinema di cosiddetta serie B, perché lo stesso western all'italiana era considerato un cinema di serie B, il thrilling, il giallo italiano era film di serie B. Certo, ha fatto cittadino, indagine sul cittadino di sopravvivenza sospetto, ha fatto il cinema civile e tutto quanto. Però, insomma, secondo la versione di Morricone, aveva fatto musica ormai troppo strana, troppo storta, troppo dissonante, e da Cinecittà gli fanno sapere basta, insomma, smetti. E quindi lui a quel punto alza le mani e va, prende una svolta più classica, più canonica, che è quella che a me personalmente interessa meno. A me il Morricone, che ne so, di Mission, dico che non me ne frega proprio niente, insomma, lo trovo anche abbastanza lezioso, e non so quanto come dire, la fine del suo periodo sperimentale davvero derivi da questo diktat che gli arriva da Cinecittà, o magari lui per primo si era un po' stancato, aveva detto quello che c'era da dire, il clima stava mutando dal punto di vista, come dire, socio-politico della nazione, ma anche dal punto di vista dell'industria cinematografica, dal punto le sue ambizioni di essere riconosciuto come compositore colto tout court, lui parlava di musica assoluta, usava questa espressione qua, erano ormai andate, sarebbe per sempre rimasto un compositore per il cinema. A un certo punto è come se avesse un po' tirato i remi in barca, ecco, questa è l'impressione. Parte una nuova fase, però è appunto effettivamente sono là, arrivano alcune delle colonne sonore, delle sue colonne sonore più famose, queste colonne sonore ariose, con gli archi strazianti, ultramelodiche, ultramediterranee. Non che queste cose non ci siano anche nelle sue prime due incarnazioni, quella western e quella gialla, però ecco, senz'altro per me è un Morricone molto meno interessante dal punto di vista musicale, tant'è che il Morricone, che anche il mondo della musica, diciamo, extra applicata, musica pop, rock, Morricone che più è rimasto nel cuore e nella mente degli ascoltatori e dei musicisti, è il Morricone prima, il Morricone western innanzitutto, ma anche giallo in seconda battuta. Certo, appunto io quello che avrei voluto chiederti successivamente, a cui già mi hai un po' risposto, era secondo te appunto dopo il Morricone, diciamo tra virgolette, che piace a noi, quello di Crime and Dissonance, diciamo, quello dei gialli, eccetera, di tutta la parte diciamo più tarda della sua produzione. Che cosa ne pensavi e se c'era qualcosa in particolare che ti avesse colpito? Appunto, a me vengono in mente i vari Mission 900, quelle cose più classiche, anche lo stesso, come si chiama? C'era una volta in America, che comunque è sempre Sergio Leone, però è una colonna sonora abbastanza classica, eccetera. Mi chiedevo appunto se ci fosse magari anche nelle retrovie qualche cosa di diverso, di più sperimentale che aveva fatto e che magari io non conosco negli anni più tardi. O se invece aveva proprio tirato i remi in barca e si era, diciamo, adattato tra virgolette, ad essere il compositore cinematografico per eccellenza e a fare le cose che richiedeva anche un cinema che non era più il cinema di serie B, appunto. Alle volte, lui con le sue colonne sonore si diceva anche che nobilitasse dei film che appunto erano considerati, veramente efferati e bassi e terribili. Ma penso che se Morricone fosse vivo, ovviamente, se uno gli chiede: ma te, ma sei veramente orgoglioso, che ne so, di Mission, che è una cosa che io personalmente trovo insopportabile, lui direbbe: ma certo, ma quello è il mio capolavoro, insomma, penso che realmente, poi tra l'altro, sia stato orgoglioso di quelle musiche e del contributo che ha dato a quei film. Non lo so, sì, ho risposto prima. Personalmente trovo meno interessante il Morricone lì. Certo, ci sono sempre quelle melodie che ti si piantano in testa. Là è una qualità anche quella. Certo. È testimonia di questa facilità melodica che Morricone aveva, che era quasi soprannaturale. I casi sarebbero. Però, sai, c'è sempre stato anche un Morricone più leggero, tra virgolette. Anche negli anni in cui lavorava al western, al giallo, cioè ha fatto tantissime musiche
più disimpegnate, musiche lounge. Ho avuto anche un settore lounge, di colonne sonore più lounge, mi ricordo. Sì, però anche lì, se prendi, non so, un altro dei suoi temi... Per la cena, comunque è strano, no? Certo, metti una sera a cena, esatto, per fare appunto quell'esempio, è un altro caso di reiterazione matematica, no? Di un motivo, le solite quattro note che vanno, rimbalzo e poi prendono questa fuga, oppure fece la prima sonora di Indagine su un cittadino, è un'altra cosa basata su una mini melodia, però comunque complessa sotto e molto ricercata. Sì, beh, quell'ostinato, quell'insistere, insomma, quei suonetti, ma mi viene in mente anche... la colonna sonora di Vergogna Schifosi, dove c'è quel brano Matto Giro Giro Tondo, qualcosa del genere si chiama. È quella voce tutta effettata, assurda. Sembrano gli stereo, insomma, sostanzialmente. E sì, anche quello, diciamo, è un morricone, come dire, easy listening, ma con delle particolarità che rendono quei brani, come dire, innanzitutto magnetici, ipnotici, in una maniera quasi, ecco, c'è sempre un lato molto molto astratto, ecco, me la metterei, un termine che già ho usato in precedenza, che gli viene da quel retroterra che lui ha sviluppato nel mondo dell'avanguardia del dopoguerra, anche in quelle prove lì. Nell'ultima fase è un Morricone quasi, come dire, neoclassico, ecco, un po' come, non lo so, Stravinsky, che passa dalla Sagra alla Sagra della Primavera, alle composizioni invece in stile della sua seconda, terza fase, un paragone, vabbè, diciamo così, tirato per i capelli e di cui chiedo venia, però vabbè, è senz'altro un Morricone molto più accomodante, molto più anche, come dire, lascivo nella strumentazione, molto... È un Morricone che è piaciuto tantissimo, credo che l'Oscar poi l'abbia vinto per quella roba lì, insomma, più che per Vergogna Schifosi o per il film dell'Argento. Racconti qualcosa. Tra l'altro gli Stereolab secondo me sono un ottimo esempio, nel senso che sono un gruppo che amo molto e che aveva appunto, non sono più in attività, una base molto melodica, molto anche proprio ispirata all'easy listening, forti melodie in primo piano, ma sotto arrangiamenti, suoni strani, cose particolari, che appunto sono un gruppo molto morriconiano in questo senso, ma ci sono tantissimi anche eroi dell'underground che a Morricone si sono molto ispirati, ma mi pare di capire anche da quello che scrivevi tu nel tuo... nell'introduzione a Superonda, nell'assoluto disinteresse e nell'assoluta inconsapevolezza di Morricone stesso, che non aveva, cioè anche per ragioni anagrafiche e tutto quanto, non aveva assolutamente nessun contatto con il rock. Cioè, tu dicevi che quando gli hai parlato di rock, tu hai provato appunto a parlare di Alan Bishop e lui ha detto: ah sì, i rockettari, ho sentito parlare di questi Dire Straits, no? Una roba del genere. Faceva pure 80 anni, insomma, adesso, se non di più. L'influenza di Morricone, poi appunto è un destino strano quello delle musiche, cioè Morricone, sì, negli ultimi anni c'è stato un grande processo di riscoperta per quanto riguarda il suo lavoro nel campo dell'improvvisazione, nel campo della musica d'avanguardia, il lavoro col gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza e tutto il resto, ma per i più Morricone è sempre stato il compositore di alcune colonne sonore estremamente iconiche, colonne sonore che poi effettivamente hanno influenzato in vario modo tutta una serie di musicisti che provengono dal rock o anche di veri e propri movimenti del rock, per lo più anglo-americano, che insomma è, come dire, la classica, diciamo, geograficamente parlando, la terra d'origine di quel suono, di quella cultura lì. Quasi da subito, poi, tra l'altro, Morricone esercita questa influenza. Prima parlavo del rock psichedelico californiano, dell'acid rock, c'è, cioè, un disco come Happy Trails dei Quicksilver Messenger Service, che è probabilmente il più grande disco acid, perlomeno nella mia opinione, ma non solo nella mia, per fortuna, il più grande disco acid rock di sempre, la scuola di San Francisco, no? Quella di Grateful Dead, Jefferson Airplane, ed è un disco
che c'ha scritto Morricone grande così, proprio quasi la copertina con il cowboy, poi Cavalry, certo, insomma, cioè, un disco di musica psichedelica con iconografia western. Già il sospetto diviene, poi se senti la musica, ma poi vabbè, troveremo Morricone molto, come dire, impiegato per esempio anche da genere come l'hip hop, per capirci, e dalle mille rivoli della musica, del rock sperimentale anni 80, 90, eccetera. Forse a me personalmente, come dire, il legame che più a cui sono più affezionato, che più mi incuriosisce, e quello che personalmente trovo più bello, è quello tra Morricone e il dub giamaicano, sia perché appunto parliamo di una musica, il dub, fuori dalle classiche rotte geografiche di cui parlavamo prima, e che a sua volta è una musica di pura avanguardia, sì, e che capace di una quantità di invenzioni che stiamo ancora qui ad assorbirne, certo, insomma, a 50 anni di distanza, quanti sono. E sia perché appunto il dub, studio di banco mixer, di arrangiamenti, di, esatto, di aliene, eccetera eccetera, e appunto mi interessa molto questa cosa perché indubbiamente non associo immediatamente Morricone al mondo del dub, invece mi interessa questo legame di cui parlavi, quindi ti invito a esplicitarlo. Sì, appunto, il dub è una musica prettamente da studio, se vogliamo, prettamente astratta essa stessa, cioè una musica che non è neanche una musica, tra virgolette, originale, come se sono esperimenti audio su basi già esistenti, che però trasfigurano completamente la sorgente. Allora, senz'altro, come dire, i primi produttori dub, cioè, c'era la fascinazione dell'immaginario spaghetti western degli anni 60, era, come dire, evidente per tutti, tra virgolette, ribelli del pianeta, no? E quindi se è stato detto che per l'Italia lo spaghetti western è stato un po' una palestra di quella generazione che poi sarebbe venuta fuori col 68, se nella California sotto acido la figura del pistolero solitario nel deserto col sole che picchia ha delle innegabili proprietà appunto psichedeliche da eroe solo contro il mondo, per una realtà come quella di Kingston, la Kingston di fine anni 60, anni 70, anche là la retorica dell'outlaw, del fuorilegge, quegli spari di pistola, chiaramente hanno attecchito molto tra quella generazione di produttori e di ascoltatori. Però a questo va aggiunto appunto questa affinità che i primi produttori dub intuiscono subito con le tecniche portate in essere da Morricone nei suoi lavori per il western, e in qualche modo le introiettano, le trasformano in qualcosa di completamente diverso, per carità, però anche lì il discorso sulla spazialità del suono, sul singolo suono che viene isolato e trasformato in qualcosa di completamente inaspettato e diverso, che deflagra proprio perché preso, messo lì e proiettato in un iperuranio che non ti aspettavi. Ecco, sono tutti elementi che puoi spendere, aggettivi che puoi spendere tanto per il dub quanto per Morricone. In Morricone non troverai pochissimissime tracce di indizi dabbeggianti, diciamo così. Dal punto di vista grammaticale non c'entrano niente, però l'atmosfera effettivamente è molto simile, e il fatto, non lo so, ripeto, è un legame a cui sono particolarmente affezionato per i motivi che dicevo prima. Anche qui, diciamo, è un legame che poi non è che non è stato esplorato, perché poi i produttori di King Tubby hanno sempre dichiarato appunto la loro influenza, il loro debito nei confronti di Morricone. Quindi non è una, come dire, un'invenzione, una cosa nuova. Però è un legame che forse andrebbe un po' più indagato, anche perché esula da quelle che sono le classiche rotte della storiografia pop rock di impronta anglo-americana. Certo, ma ci sono anche proprio delle cose esplicitate da parte di produttori dub, ci sono lavori che esplicitamente si ispirano al mondo delle colonne sonore western, Morricone, eccetera, o è più una
una fascinazione generale, appunto, che cogli in certe esplosioni, in certi suoni, in certe sonorità che arrivano all'improvviso, come dicevi, eccetera, o c'è anche un filone, appunto, No, dub western? non c'è un filone dub western. Oddio, ci sono ogni tanto dei dischi che in qualche modo sembrano. No, non c'è un filone dub western, quello no. Ci sono poi degli elementi, magari, che sono la stessa melodia del buono, il brutto e il cattivo, gli spari, il campionamento degli spari, li ritrovi, insomma, quella. Sì, sto L'armonica. morendo, il fischiettato. Sì, l'armonica anche. Ci sono come degli omaggi, delle citazioni, e poi ci sono le dichiarazioni dei produttori e dei musicisti. Ma di nuovo, ma al di là di quello, sai, poi i musicisti possono dichiarare quello che gli pare, poi boh, se non lo trovi, non... io Certo. da ascoltatore, diciamo, lo trovo, cioè lo individuo questo legame. Parli dei classici King Tubby, gli Scratch Perry, quelli lì? Sì, o anche cose più... Ma non so se... non c'entra niente, solo indagare. Però mi metti, sai, il scientist che ha fatto il disco sugli alieni, quello su... Avrà Vampiri, fatto... Ne avrà fatto forse uno sui cowboy, non lo non so, non informato. lo so. Devo controllare, non lo so, ma non credo però. Volevo chiederti un'ultima cosa, direi più o meno visto le tempistiche, anzi due ultime cose. La prima è, appunto, io parlavamo appunto l'influenza di Morricone soprattutto sull'underground. Abbiamo appunto cercato di parlare di quel Morricone del giallo, quello, diciamo, crime and dissonance. E anche per questioni anagrafiche, tu sei più grande di me. Hai visto anche prima, io diciamo che più o meno quando mi affacciavo su musiche altre, eccetera, era più o meno il periodo appunto in cui usciva Crime and Dissonance, e quindi più o meno quella è un'eredità che ho sempre visto, anche semplicemente un culto che ho sempre visto, no? Anche in determinato tipo di ascoltatori. Poi è partita l'impazzimento del mondo delle ristampe, library, colonne sonore, eccetera, che negli ultimi 10 anni sono diventate appunto il culto totale di tutti gli acquirenti di dischi che comprano ristampe su ristampe, ormai qualsiasi cosa è stata ristampata dagli anni 70, eccetera. Ma mi chiedevo un po' prima, cioè per esempio negli anni 90, eccetera, già il mondo underground riconosceva l'importanza di un Morricone, o ci è voluto Mike Patton e i Sun City Girls e quelle cose lì per farlo entrare nel mondo, per fare appassionare i vari Thurston Moore, questa gente qua, a quel mondo? No, penso in realtà, mi vengono in mente gruppi post-punk come, non so, Wall of Voodoo o i Savage Republic, che erano, o le cover di Snake Finger, insomma, cioè, Morricone Vero, è sempre stato in qualche modo. vero, vero. Vabbè, di Metallica che si facevano annunciare da Vabbè, non volevo... proprio underground. Beh, è vero che negli anni 90, diciamo, subentra un fenomeno nuovo proprio in termini di industria discografica, perché sono gli anni in cui, con l'avvento del CD, è il primo momento in cui, diciamo, il mercato viene inondato di ristampe, c'è un massiccio fenomeno di riscoperta del passato della musica di papà. E quindi negli anni 90, non è un caso che negli anni 90 nascano gruppi come gli Stereolab, di cui parlavamo prima, no? Che mescolavano l'easy listening dei genitori con, ne so, il motoric del krautrock anni 70, con il post-punk e tutto, questi pastiche retrofuturisti. E in quel mercato di ristampe, di recuperi, Morricone senz'altro compariva, stesso perché furono anni in cui ci fu anche un massiccio movimento di riscoperta per quella, appunto, era l'easy listening, la musica lounge italiana era molto considerata, assieme a quella francese, diciamo, le due scuole di riferimento, e quindi sì, era più facile imbattersi in Morricone, come nel nome Morricone, sulle
riviste specializzate, però una presenza c'è sempre stata. Poi come noi lo percepiamo in Italia è anche molto diverso come è stato percepito fuori. Esatto. Però sì, di nuovo, se penso ai Savage Republic, ai Wall of Voodoo, appunto, un gruppo che non viene più citato, purtroppo, meriterebbe una riscoperta. All'estero magari, cioè, Morricone è più un culto di Thurston Moore o John Zorn o Julian Cope che non del padre di famiglia che arriva a casa e si mette la colonna sonora di Novecento, no? Che magari ma io, è una cosa italiana. Io non so se ci stanno tutti questi padri di famiglia che in Italia si mettono 900 a casa. No, credo, no, che anche, credo che anche in Italia, tutto sommato, sì. Avrai sempre Vincenzo Mollica che fa il servizio di turno e ti tira fuori le quattro banalità, perché quello sa di Morricone. Però poi chi conosce il Morricone musicista, compositore, farebbe gli stessi discorsi che abbiamo fatto noi, credo. E che fanno i Thurston Moore o chi per lui fuori. Distinguerei, cioè, l'icona Morricone, tutti sanno chi è Morricone, e anche il padre di famiglia, che poi da quando sono 900 non se la compra. E poi c'è il Morricone musicista-compositore, quello è un padre, cioè, per quello parla la musica, ecco, la musica che ha fatto, la musica più importante che ha fatto sostanzialmente è quello di cui abbiamo parlato. Certo. E in chiusura, quindi, appunto, volevo chiederti di questo Morricone a noi e in generale a mondo underground, eccetera, particolarmente caro, quello del giallo, eccetera. Se sicuramente un ottimo punto di partenza per chi lo volesse scoprire è appunto il doppio CD Crime and Dissonance che abbiamo citato continuamente sin dall'inizio, anche se uno volesse invece proprio recuperare alcuni dischi, quali sono i tuoi preferiti? A me viene in mente, per esempio, aspetta, cos'è? Gli Occhi Freddi della Paura? Mm-hmm. O mi viene in mente Una Lucertola dalla Pelle di Donna? Insomma, volevo chiederti un po' anche a te qualche titolo. Allora, non ti consiglio un disco, ma una mix che per te stavo cercando appunto adesso mentre tu parlavi sul computer, che qualche giorno fa, questo se vuoi anche un segno dell'importanza di Morricone, qualche giorno fa per caso metto sul computer MTS, la stazione radio inglese, insomma, molto apprezzata, riverita, e chi ti becco ovviamente un omaggio a Ennio Morricone, curato da adesso non mi ricordo, il titolo è la serie, diciamo la trasmissione all'interno del quale questo omaggio è stato inserito è Sounds on Screen, che già dal nome insomma si capisce dedicata alla musica per il cinema, però lo speciale che è stato pubblicato su NTS su Ennio Morricone il 12 luglio, lo scorso 12 luglio, e che trovate semplicemente cercando su Google NTS Sounds on Screen Ennio Morricone 12 luglio 2020, fatto una tracklist strepitosa. Io lì per lì ho acceso, non sapevo neanche cosa stesse andando, ho chiesto in casa: ma cos'è che stiamo ascoltando? Beh, Morricone, e sono rimasto. E uno dopo l'altro erano pezzi di una meraviglia, c'è anche il jingle, c'è anche tutto, pezzi veramente di una ampiezza, di una visionarietà, di una facilità nell'esplorare stili, atmosfere, sempre però mantenendo quell'identità lì, quella cifra, che poi appunto è la cifra morriconiana. Veramente sono rimasto, cioè, sai, quelle cose che uno sa, ma poi quando le riascolti dice cazzo, insomma, cioè, ha detto, ma questo è veramente uno grosso, insomma. Questo è veramente uno grosso, direi che è un bel epitaffio finale per Morricone. Possiamo dire, dedicare questa frase a Morricone, sì, una delle cose più belle sue, appunto, che secondo me è uno di quegli artisti che dai sempre magari un po' per scontato, ma quando proprio ti ritrovi lì a sentire, ti lascia sempre comunque a bocca aperta, magari con anche delle piccolezze, delle soluzioni che non ti ricordavi o che non avevi notato, o anche magari con dei pezzi che non conoscevi e che scopri perché comunque ha una produzione sterminata. E appunto,
riesce sempre comunque in qualche modo a stupire, quindi possiamo dire appunto come epitafio finale, cazzo, questo era veramente uno grosso. E questo è un saluto finale a Ennio Morricone con questa frase, e saluto Valerio, ti ringrazio per questa lunga chiacchierata, e ringraziamo chi ha ascoltato e chi ascolterà queste nostre parole, e poi vorrà appunto magari andare ad approfondire un po' il discorso legato all'opera di Ennio Morricone. Grazie Valerio, grazie a tutti, ciao! No, grazie.